Ciao a tutti amici nerazzurri, buongiorno, bentornati sul canale, buona mattina, buona colazione. Oggi è sabato e quindi un pochino più in ritardo magari il video per lasciarvi tempo di dormire un pochino di più, di fare una bella colazione, di rilassarvi. Poi vabbè, c'è sempre chi giustamente ha la possibilità di prendere, partire, andare via un weekend, farsi una gita fuori porta. Insomma, vi auguro una bellissima giornata. Allora ragazzi, abbiamo parlato in questi giorni della cambio di proprietà, dopodiché siamo passati alla telenovela. Diciamo che più che una telenovela, la telenovela sì, perché è durata da novembre dell'anno scorso fino ad oggi, anche se poi manca ancora la firma ufficiale, ma possiamo dire che la telenovela è finita. Però è anche vero che se vogliamo riassumere la situazione degli ultimi giorni, più che una telenovela è stata una miniserie, ok? È stata una miniserie perché si è risolta per fortuna in questo periodo qua abbastanza in fretta. Era chiaro che i tempi sarebbero stati molto ristretti, quelli che riguardano ovviamente il contratto di Lautaro, perché bisognava risolverla in qualche modo. Questo l'abbiamo detto, ripetuto più di una volta, quindi inutile che ci stiamo a tornare. Aspettiamo la firma ufficiale. Adesso io non so se la firma, lo stesso Camano l'ha detto ieri sera, intervistato un'altra volta, finalmente stavolta Camano si è arreso, ha messo giù le armi e ha detto: abbiamo trovato un principio d'accordo. Ok, manca la firma ufficiale. La firma ufficiale arriverà, credo io, dopo dopo che il CDA verrà creato, diciamo così, verrà nominato e ci sarà il presidente nuovo, credo. Poi non si sa mai, però ci vorrà qualcuno con il potere di firma. Adesso vedremo, sto andando troppo oltre, però diciamo che l'accordo finalmente tra Lautaro e l'Inter, per stessa ammissione di Camano ieri, è stato trovato. Quindi un problema in meno per quest'estate, ci concentriamo su altro e non sul problema Lautaro Martinez, che per fortuna nostra è risolto. E adesso sì, ci si deve concentrare sul futuro. Però, non è detto che il rinnovo che sta per firmare anche Nicolò Barella sia da sottovalutare, perché abbiamo parlato tanto del rinnovo di Lautaro semplicemente perché non si capiva esattamente quale fosse la volontà del giocatore, se rimanere o andare via. Abbiamo capito che la volontà alla fine è stata quella di rimanere, siamo tutti felici. C'è un giocatore invece che aveva la stessa scadenza del contratto di Lautaro, che prolungherà alla stessa futura scadenza del contratto di Lautaro e che è il vice capitano. Stiamo parlando del capitano Lautaro Martinez e del vice capitano Nicolò Barella, i due rinnovi dei due in questo momento leader dello spogliatoio nominati, cioè il capitano e il vice capitano, Lautaro e Barella. Abbiamo parlato tantissimo del rinnovo di Lautaro, abbiamo un po', secondo me colpevolmente, trascurato l'importanza del rinnovo di Barella. Perché? Perché il suo procuratore non ha mai parlato ai microfoni, perché Barella non ha mai avuto nessun dubbio di rinnovare o non rinnovare, perché l'Inter voleva tenere a tutti i costi Barella, perché è un simbolo di questa squadra e perché Barella ha ottenuto quello che ha richiesto e l'Inter è stata contenta di darglielo, non ha tirato sul prezzo. Barella sicuramente è un altro giocatore che ha tantissimo mercato fuori dall'Italia e all'estero, è uno dei centrocampisti più forti in Europa e quindi ovviamente ha mercato, ma la volontà di Barella sin dall'inizio è stata quella di rimanere all'Inter. Si è discusso solo su quale cifra l'Inter poteva concedergli. Stiamo parlando di 6 milioni e mezzo più bonus, 6 milioni e mezzo, 7 milioni, insomma siamo intorno a quella cifra, una cifra sicuramente molto molto alta, però stiamo parlando di un top europeo, quindi stiamo parlando di un grandissimo giocatore che ha ancora tantissimi anni di carriera davanti e che giustamente viene pagato per quello che vale. Ma come Lautaro, nel caso non avesse rinnovato con l'Inter, avrebbe trovato sicuramente un'altra squadra all'estero che gli dava i soldi che chiedeva, stesso discorso vale per Nicolò Barella. Cioè Nicolò Barella all'Inter prenderà 7 milioni di euro, 7 milioni e mezzo, adesso la cifra esatta la vedremo, però più o meno si aggira intorno a questo quantitativo, diciamo a questa cifra. All'estero Barella probabilmente avrebbe preso di più, perché possono dare più soldi e perché Barella lo vogliono in tanti. Eppure Nicolò Barella, perché abbiamo parlato di Lautaro, appartenenza, intervenuto
per far sì che il suo procuratore accettasse l'offerta dell'Inter perché voleva rimanere all'Inter. Barella ha sempre voluto rimanere all'Inter, il suo procuratore ha esaudito i desideri di Barella. Probabilmente Barella, ripeto, all'estero avrebbe guadagnato dei soldi in più, anche abbastanza importanti, ma non ha voluto neanche sentire le offerte dall'estero, non ha neanche voluto sentire quanto gli possono offrire, perché comunque alla fine, ragazzi, diciamocelo chiaramente, sei un professionista, se ti arriva una voce che c'è una squadra che ti offre 15 milioni all'anno, per quanto tu possa amare la tua squadra, stare bene dove stai, insomma un po' il tarlo ce l'hai, la tentazione arriva, è normale, siamo umani, ok? E anche i giocatori sono umani. Però Barella, a scanso di equivoci, non ha voluto sentire nessun tipo di queste offerte e ha detto subito al suo procuratore: lavora solo con l'Inter, non ascoltare altre offerte perché io voglio rimanere all'Inter. E alla fine l'Inter gli fa un contratto molto molto importante per le esigenze, ma soprattutto per le possibilità dell'Inter. Quindi, accantonato il discorso Lautaro, accantonato il discorso Barella, prolungamento di entrambi fino al 2029, a quel punto capitano e vice capitano ancora per altri 2 anni, quindi sono ancora 5 anni dal 2024 al 2029, stiamo parlando di altri 5 anni, quindi praticamente carriera in nero-azzurro per il capitano e per il vice capitano. D'altronde non si discute solo del livello tecnico di Lautaro e Barella, di quanto sono importanti a livello tecnico e a livello tattico nell'Inter di Inzaghi e nell'Inter attuale, ma si parla anche della leadership, della presentazione dell'Inter anche ai nuovi acquisti, dell'accogliere la gente nuova che arriva all'Inter nello spogliatoio e avere 2 punti di riferimento aggiunti ai vari Di Marco, Bastoni, Darmian, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, aggiunti a questi, senza voler dimenticare ovviamente nessuno, stiamo parlando comunque di gente che accoglie i nuovi arrivati e li fa sentire subito a proprio agio presentandogli l'Inter e lo spogliatoio dell'Inter. Abbiamo visto quello che è successo con Thuram, è arrivato, si è sentito subito a casa sua nonostante dovesse prendere l'eredità pesante di Lukaku, con tutto quello che era successo attorno al trasferimento mancato di Lukaku. Abbiamo visto quello che è successo con Sommer, insomma è chiaro che avere dei giocatori che hanno il peso anche di carisma e di simboli all'interno dello spogliatoio per i nuovi arrivati, l'accoglienza dei nuovi arrivati è molto importante. Poi ovviamente ci sarà anche la firma sul contratto nuovo di Simone Inzaghi, che verrà prolungato fino al 2027, 6 milioni e mezzo di euro, 2027, data di scadenza anche dei contratti di Marotta, Ausilio e Bacin, che tra l'altro, insomma, Marotta lo ha detto, io se così continuano le cose, sembra che con Oktri le cose possano continuare così, se così continuano le cose io andrò avanti anche oltre al 2027, che in teoria era l'anno in cui Marotta aveva deciso di smettere con la dirigenza nel calcio. Invece in questa Inter Marotta ha dichiarato che potrebbe ripensarci e prolungare ancora di qualche anno la sua carriera da dirigente. Quindi per ora queste sono le situazioni e ci siamo tolti un bel peso, perché non ci siamo solo tolti il peso di Lautaro che era bello grosso, ma ci togliamo anche il peso di avere un Barella in scadenza di contratto fra 2 anni. Non c'è mai stato dubbio sulla sua volontà, però comunque è sempre meglio avere un contratto di un giocatore così importante che finisce fra 5 anni e non fra 2 anni. Ovviamente non mancano le spine, perché insomma dovremo un po' capire quello che succederà con Denzel Dumfries, perché sui rinnovi ci siamo bene o male allineati, Barella e Lautaro, lasciamo perdere Inzaghi che è un altro discorso. Su Dumfries le cose non procedono, attualmente le cose non procedono, il contratto scade sempre nel 2025, ad oggi la firma di Dumfries sull'offerta dell'Inter di rinnovo del contratto non c'è, l'Inter offre 4 milioni, Dumfries continua a chiederne più di 5 e ad oggi l'incontro tra le parti sembra difficile. Aspettiamo qualche giorno, sicuramente il discorso che vale per Lautaro, che valeva per Lautaro, vale a maggior ragione per Denzel Dumfries. Se Denzel Dumfries non firma il rinnovo a giro di breve, quindi a giro di qualche giorno, Dumfries verrà messo sul mercato e si cercherà di cederlo. Comunque stiamo attenti a quello che succede in questi giorni, quindi continuiamo ad attenzionare, perché ci saranno mesi molto interessanti, non solo per quanto riguarda Dumfries, ma anche sui possibili acquisti. Oktri ha fatto capire molto bene qual è l'indirizzo: non si svende e soprattutto si tengono i più bravi e si cerca di rinforzare la rosa. Quindi attenzione anche al mercato in entrata. Tanto io, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento al video di questa sera. Intanto vi ricordo
di cliccare la campanella per la notifica dei video, il pollice in su se vi è piaciuto questo video. Poi mi raccomando, iscrivetevi al canale, ragazzi, e commentate, che sapete, io vi leggo e poi vi commento a mia volta. Ciao ragazzi, sempre Forza Inter, ci vediamo dopo. Ciao a tutti.